Il ministro Campidi, accompagnato dal dottor Orcel, direttore generale della Cassa del Mezzogiorno, visita la diga dell'Ancipa. 28 milioni di metri cubi d'acqua per l'elettricità e l'irrigazione. A Selinunte, l'altro volto della Sicilia, memore di un'antica civiltà che da questi templi, tra i più belli del mondo, parla ancora al presente. Cambiamento a vista, paesaggio moderno. Qui si producono tubi per irrigazione, mentre nel risveglio industriale dell'isola si stanno moltiplicando le fonti di energia. La diga del Carboi rimarrà tra i monumenti di oggi. Da questi suoi spalti di cemento armato alimenterà 3 centrali elettriche, irrigherà 17.000 ettari. Nell'impulso vitale impressole dall'ente regione e dalla cassa, la Sicilia abbina una nuova fecondità del lavoro con una risorta fecondità della terra.